Ciao ragazzi, in questo video proviamo l'ultima stampante che mi ha inviato JR Best. Si tratta della FL Sun modello S, una stampante di tipo SLA, quindi a resina, che permette di fare delle stampe veramente notevoli. Oltre alla stampante, mi hanno inviato due rotoli di filamento della K Camel, che trovo molto buona come marca. Tra i filamenti c'è quello in fibra di carbonio, per cui seguitemi su Instagram per vedere future stampe. Se siete interessati, trovate i vari link in descrizione ed un coupon per la stampante. Bene, iniziamo e vediamo com'è andata. Qua vediamo la dotazione della stampante nel suo complesso. È tutto molto compatto. Abbiamo il coperchio superiore con dei LED ultravioletto interno per far asciugare il post stampa in metallo, pesa tantissimo. Poi abbiamo la stampante. Viene fornita una mascherina per i vapori della resina e dei guanti protettivi. Viene anche dato mezzo litro di resina agli ultravioletti. La durata della resina è di un anno e questa è di quella lavabile in acqua. Quindi di più facile gestione, perché per pulire la vaschetta, che è questa qua, basterà svuotare la resina e poi metterla sotto l'acqua corrente e si pulirà. Questa è la vaschetta. È tirata come fosse un tamburo, tutto in metallo, questo è il coperchio per quando non lo usiamo, in maniera da preservare la resina. E qua vediamo il corpo stampante. È veramente un oggetto molto pesante, tutto di metallo, display touch. Qua dietro ci sono le due USB che possono essere usate anche come caricatori per cellulari ed altre cose. E questo è il cuore della stampante. Il proiettore a ultravioletti. Questo
L'accensione della stampante richiede un po' di tempo. Appena l'accendete, dopo 3-4 minuti, vi compare questa schermata. Fate ok. Se è la prima volta, seguite la calibrazione, ma se la calibrazione l'avete già fatta, potete fare anche subito ok di nuovo. Ovviamente dovete aspettare che la stampante si resetti. Vedete qua che si sta muovendo l'asse Z. Finito lo startup che dura circa 5-6 minuti, vi troverete con questa interfaccia. La stampante ha il wifi, per cui sotto il menu configurazione troverete la configurazione della stampante e la configurazione del wifi. Voi li selezionate e fate edit. Qua dentro, se voi mettete qua, vedete, cancellate questo e mettete la vostra password. E qua sopra mettete le SID. Qua potete cambiare delle impostazioni della stampante. Poi abbiamo il menu manuale. Con questo menu vi permette un controllo manuale delle varie parti della stampante. Ora la stampante vi permette di fare in locale lo slicing del file STL. Quindi voi potete caricare un file STL direttamente e far fare lo slicing di default della stampante. Io suggerisco sempre di farvelo al computer avendo un controllo e guardando i vari layer come vengono. Comunque esiste la possibilità. Lo spegnimento va fatto tramite interfaccia. Ora bisogna aspettare un po' e poi vi dà l'ok per togliere la corrente. Per l'utilizzo della stampante vengono forniti altri due software. Uno è l'FL Sun Control, questo qua, che vi permette di fare lo slicing del modello, di caricarlo tramite wifi e di far partire e controllare la stampa sempre tramite wifi. Il secondo software è questo, Creation Workshop, il quale vi permette di mettere i supporti al modello. Ha anche la possibilità del controllo diretto di una stampante, ma vi suggerisco di usare questo per mettere i supporti al modello,
salvare in STL e dopo lo caricate con questo e ci fate lo slicing con questo. Diamo un'occhiata alle stampe. La prima stampa che ho fatto è questa mini torre. Vedete il filamento di DNA interno? E la scala. Si vedono anche le scritte, ma non so se metterò delle foto a seguire. Poi abbiamo fatto la sfera di diamante. Veramente una cosa incredibile quanto è venuta bene. È incredibile, veramente fica. Va bene, allora ho fatto il mio primo progettino, ho voluto provare a fare una semplice valvola. Qui ho fatto il pernino, ci ho già messo gli o-ring. Veramente un bel lavoro. Bene, eccoci arrivati al dunque. Per prima cosa diciamo che questa è la mia prima stampante di tipo SLA. Per cui non ho un reale metro di paragone con altri modelli. Avete visto le stampe e la qualità del risultato. E onestamente ne sono rimasto veramente impressionato. Avrei preferito che avesse una copertura di tipo trasparente per poter controllare il procedere della stampa. Ma a parte questo, posso dire che sono veramente soddisfatto della stampante. Se siete alla ricerca di una stampante di tipo SLA, tenetela in considerazione. A seguire alcune immagini di dettaglio sulle stampe. Ciao, al prossimo video.